Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con un nuovo video di Resident Evil 2. Nel video scorso abbiamo finito la partita Extreme Battle a livello 1 con Claire e in questo video cominceremo insieme il livello 1 con Ada. Io sto sempre giocando alla versione classica di Resident Evil 2 della PlayStation 1, la DualShock version. Bene, allora, direi che possiamo iniziare la partita. E scegliamo il livello 1. Qui ci sono Leon e Claire. E adesso sceglierò Ada. A differenza di Leon e Claire, Ada è munita di mitragliatore, inoltre ha anche la pistola, la Colt, e in più anche la balestra. È stato rilevato un virus pericoloso all'interno del treno di trasporto. Ritorna al distretto di polizia. Trova le quattro bombe speciali che si trovano all'interno e usale per eliminare tutte le tracce del virus. Inoltre, durante la tua missione, affronterai minacce e terrori sconosciuti. Il destino di tutta l'umanità dipende dalla tua azione immediata. Buona fortuna! Bene, eccoci qua. Allora, vi faccio vedere le armi. Sono queste. Come prima cosa andrei da questa parte così vado a recuperare qualche munizione. Qui ci sono un po' di zombie, però come al solito li evitiamo. Ah, di là è libero, magari poi ci passo dopo. Qua vedo che ci sono un po' di proiettili, buono. Vado a controllare giusto di qua un attimo. Magari ci sono altre munizioni. Sì. Bene. Possiamo anche andarcene. Speriamo di evitarli tutti. Che tanto questi fanno dei danni minimi, però è meglio evitarli. Qua facciamo così. E poi andiamo di qua questa volta, visto che è libero. Ne approfitto. Ah, ci sono i ragni stavolta. Usiamo la balestra. Ok. Buono, un po' di munizioni per la balestra. Bene, allora ricarico un attimo e poi ce ne possiamo andare. E vado a posare due cose. Adesso speriamo di passare in fretta qua che si saranno spostati, Meglio fare il giro largo. Così non me la contano giusta. Posiamo il nastro, la piantina e direi anche il mitra per adesso. Facciamo solo un po' di ordine. Ok, questa la voglio qua. Sì, per ora andiamo bene così. Qua nel gioco normale c'era la mappa, però qua non c'è.
Adesso, nella prossima stanza ci sono un po' di zombie, però dovrei riuscire a evitarli. Che in genere mi tirano qualche brutto scherzo questi disgraziati qui. Però se si fa in fretta... Ma più che altro in questo corridoio qua mi danno sempre dei problemi. Forse adesso... Ok. Ma questo gli passo alle spalle. Buono. Questi evitiamoli. Questo è un po' troppo vicino. Quindi preferisco sempre farli fuori questi. Che è troppo stretto questo corridoio. È un po' difficile evitarli qua. Ce n'è ancora uno. Allora, andiamo. Se andiamo con la balestra e controllo prima di qua. C'è il ragno, cacchio. Ok. Perché se mi avvelenava, insomma. Bene. Di qua abbiamo fatto tutto. Nella prossima stanza invece ci potrebbero essere le piante, però io preferisco raccogliere subito le munizioni e uscire immediatamente, così la evito, se c'è, perché a volte non c'è. Ah, non c'è infatti, meglio. Controlliamo anche qua. Ah, sì. Non mi ricordavo che qua ci fossero delle munizioni. Pensavo che ci fossero solo nel gioco normale. Usiamo la pistola adesso perché qui probabilmente ci saranno i cani. Sì, infatti. Io li aspetto qui, al varco. Devo stare attento qui con Ada perché questa pistola ha solo 6 cartucce. Quindi devo fare molta attenzione. Uno è morto. Ne manca uno solo. Ancora vivo. Maledetto. Non ne ha abbastanza. Bene. È schiattato pure lui. E allora direi che vado a controllare quest'altra ala del laboratorio. Che ci potrebbero essere un po' di piantine, oggetti vari. No, gli zombie, meglio. Pensavo di trovare i leccatori. Ancora vivo questo, maledetto. Pensavo fosse andato giù. Dai, vieni, vieni. T'aspetto. Allora... No, va bene così, vado prima a controllare di qua. Qui è dove c'erano le impronte digitali da mettere. Ci sono le piante, accidenti. Devo fare un po' di slalom. Dai, muori. Ancora un colpo o due. Ok, una è morta. No, accidenti, mi ha fregato. Maledetto. Ok. Buono, non mi hanno avvelenato. Mi è andata bene. Raccogliamo queste piante.
Mi servono come il pane. Ok, sì, le lascio così che mi possono servire. Così ne lascio una singola. Intanto mi sa che tra un po' mi dovrò curare, perché comunque mi hanno ferito prima. Buono. Raccogliamo subito le frecce e andiamocene. Che qua ci potevano essere i ragni, però stavolta non ci sono. Ok. Sì. Volevo solo controllare un attimo di qua. Però le munizioni erano solo lì sopra. E allora adesso vado con la pistola, perché qua ci sono gli zombie che fanno i finti morti. Sono un po' i furbi qui. Eccoli qua. E guardalo. Questo si vede che ha giocato molte volte a Metal Gear Solid 1. Era il suo gioco preferito. Perfetto. Poi stavo pensando, dato che Ada ha già il mitragliatore, potrei anche non andare in quella zona dove ci sono i leccatori e dove c'è il mitragliatore da raccogliere, dove dovrei prendere l'ascensore, perché tanto appunto ce l'ho già. E poi qui comunque sto giocando a livello 1, quindi di munizioni ne ho. Preferisco non prenderlo. Andrò direttamente allo stage successivo. Qua chi c'è? Forse gli zombie? Sì. Tiè, ce n'è anche per te. Andiamo a vedere di qua se la zona è libera. Di là sembra di sì. Anche di qua, perfetto. Allora raccolgo un attimo ste due piantine blu. E poi vado nella stanza qui e vado a salvare. Così poso anche un po' di cose. Questa uniamola. E queste due le tengo singole. Allora, posiamo subito un po' di cose. Poi ci sono le piantine qui da raccogliere. E direi che mi posso prendere il mitragliatore, che in genere mi trovo sempre bene a usarlo nelle fogne. Però mi tengo anche la balestra. Ah, questa la poso. Sì. Sì, il nastro lo prendo dopo, tanto devo raccogliere prima le erbe. Poi volendo, comunque, voi potete anche prenderlo il mitragliatore. Ne avreste due così. Fa sempre comodo averne uno in più. Allora, facciamo il primo salvataggio. E abbiamo finito lo stage 1.
Possiamo andarcene. Eccoci qua. Cominciamo lo stage 2. Ma qui ci dovrebbero essere un po' di cose da raccogliere, sì. Queste però le poso subito. Tanto poi la pistola la userò nel distretto di polizia. Vediamo un po' qua, ci sono i zombie, sì. A partire dal livello 2 qui ci dovrebbero essere due nemici speciali, accidenti. Ma al solito l'inquadratura mi frega sempre. Tiè! Disgraziato. Sì, però finiamoli con la balestra. È l'arma ideale, la balestra, contro gli zombie. Sì, sono morti tutti. Andiamo a controllare qua dietro che ci potrebbero essere delle munizioni. Sì, per la balestra. Ok, possiamo andarcene, ah, questo è morto. Qui mi preparo per i cani, infatti. Eccoli qua. Ce n'è per tutti. Bene. Allora anche di qua vado a controllare lì in fondo perché magari c'è qualcosa da raccogliere. Sì, ne ho adesso qua di frecce per la balestra. Addirittura non ci stanno. Qui Ada si può mettere ad aprire un'armeria. Così evitiamoli. Via, 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 via. Oh, ci sono le piante questa volta. Eccole qua. Direi di usare la balestra perché... che tanto di munizioni ne ho. Meno una. Ah, era da sola. Meglio. E mi sa che la percentuale qui nel livello 1 sia molto bassa di trovare le piante. Perché infatti nelle due partite scorse non le ho incontrate con Leon e Claire. Qua ci dovrebbe essere una piantina. Due. Buono. Ma questa la uso. Tanto mi avevano ferito. E queste due al massimo, se ne ho bisogno, le posso sempre unire. Qui come al solito preferisco restare qui sopra.
più sicuro. Bene, sono morti tutti. Adesso vado a recuperare il bazooka, che è un'arma speciale che si trova qui sopra, e io preferisco sempre raccoglierla questa. Altre frecce. Ma non mi sta più la roba. Dovrò unire le piantine, mi sa. Perché il bazooka comunque occupa due spazi, quindi le dovrò unire per forza. Mi posso permettere di sprecare qualche munizione. E guarda. Ok. Adesso nella prossima stanza bisogna prestare la massima attenzione possibile. Perché come entro ci saranno subito i cani, quindi bisogna sparargli subito. Ancora vivo, non l'ha mirato. Il mitra è l'ideale contro di loro. Allora, facciamo così e poi devo unire le piantine, e se no non riesco a prendere il bazooka. Eccolo qua. Bene, direi che ce ne possiamo andare. Vediamo un attimo la mappa. Qui è dove potete trovarlo. Sì. Allora ce ne possiamo andare adesso. Qui tanto ho fatto piazza pulita. Ah, qui volevo solo controllare. Ah, ok. No, magari si poteva far esplodere la bombola contro gli zombie. Volevo vedere. Bene, possiamo andare avanti. Tanto non manca molto alla fine dello stage 2. Qua chi c'è? Ah, gli zombie. No, pensavo ci fossero i cani di nuovo. E sentilo. Ah, ce n'erano solo due. Mi hanno mandato solo due pedine. Allora, no, però di là non vado, perché tanto ci sono le munizioni per la pistola, però... Adesso ho l'inventario pieno, poi dovrei tornare, ma... Ne ho parecchie di munizioni, quindi non è il caso per adesso. Eh sì, c'è. Eccolo qua. Peccato che non li prende da lontano.
Ah, era da solo. Meglio. Allora andiamo di qua. Preferisco sempre passare di qua per il distretto di polizia, che ci sono due vie, o da quell'altra parte o da qui. Però per il momento preferisco passare di qua. Devo posare assolutamente un po' di cose. Allora, posiamo il bazooka. Poi queste frecce e anche le piantine. Poi di qua ci sono delle munizioni per la pistola. E poi qua sotto ci potrebbero essere altre munizioni. Vado a controllare. Bene, qua non c'è nessuno. Non sento rumori di passi, forse non c'è nessuno zombie. Ma invece se ne stava qui in silenzio. Ormai potrei andare avanti solo con la balestra, praticamente. Bene, allora abbiamo finito di qua. Poso due cose, poi salvo e poi finiamo lo stage. Se mettiamole qua. Unisco giusto queste. E mi porto però quella blu. Incontrerò qualche pianta, preferisco andare sul sicuro. Salviamo. Bene, possiamo andare. Così evitiamoli. Bene, ed eccoci qui, nello stage 3. Adesso dobbiamo trovare le 4 bombe speciali. Ma chi c'è, i cani? Questo dovrebbe essere un buon punto. Meno uno. E meno due. Adesso però mi devo andare a prendere il bazooka e sto anche finendo il mitragliatore. 26% non è tanto. Dunque, qua ci sono altre frecce per la balestra. Posiamo queste. Poi mi prendo il bazooka, però devo posare tutte e due le piante.
Sì. No, magari mi prendo queste frecce che sono un po' di meno, così se ne trovo altre ho più spazio. Sì, così finisco il mitragliatore, uso il bazooka tra poco. E poi poserò tutto nella prossima stanza. Sì, allora possiamo andare. Questa evitiamola. Qua spero di non incontrare i ragni, perché sennò mi potrebbero avvelenare e non ho più la piantina blu. Ah, bene, ci sono i zombie. Beh, non penso che sia da solo. Infatti. È morto? Sì. Adesso anche qua bisogna fare attenzione in questa stanza perché ci sono dei nemici abbastanza pericolosi. Non sempre ci sono, potrebbero anche non esserci. Ah, invece c'è, guardalo. Ah, accidenti. Ah, meno male, va. Perché se mi chiudevano era finita. Ci sono i ragni. L'ho preso. Ah, ma non c'è. Pensavo ce ne fosse uno. Allora, andiamo prima di qua. Che qua ci potrebbe essere una bomba speciale. Poi al ritorno faccio fuori l'altro ragno. Così magari finisco il mitra. Sono morti? Ah, ce n'è ancora uno. Bene. 8%, sì, l'abbiamo quasi finito. Così poi dopo lo poso. Vediamo se c'è la bomba. Sì, c'è. Eccola qua. Questa è una delle stanze in cui ci potrebbe essere. Faccio vedere la mappa. E una l'abbiamo trovata. Adesso ne mancano tre. Qui dovrebbe avermi aspettato il ragno. Eccolo qua. Ah, si è spostato. Ah, non mi ha avvelenato. Tanto qui fuori avrei trovato comunque la piantina blu. Con le piantine blu infinite. E appena trovo un'erba verde però mi devo curare. Questi li voglio far fuori. Visto che tanto l'8% basta contro un nemico solo. Voglio togliere la soddisfazione. Qui infatti vedete ci sono le piantine blu infinite. Ancora qualcuno. Ah sì. Ok. L'abbiamo pure finito. Perfetto. Ma così poi lo poso. Prendiamo adesso il bazooka, che adesso mi serve. Buonasera. Ok. E questa faccenda è stata sistemata. Adesso. In quella stanza non ci entro perché ci sono molte munizioni, ma ci sono anche due leccatori potenziati. E con Ada mi trovo molto male ad affrontarli. Quindi preferisco evitarli. Vediamo qua se c'è qualcosa. Facciamo il giro di qua, magari ci sono altre piantine verdi. Buono. Così adesso mi curo. Ne avevo giusto bisogno. Ah, ce ne sono un po' però.
Devo prenderle al ritorno perché devo andare a posare un po' di cose prima. Magari ne prendo una. Sì, preferisco prenderne una. Così ne ho un po' di meno da prendere dopo. Questa stanza la salto adesso, devo andare assolutamente a posare un po' di oggetti. Questi però li evito. E magari faccio anche un salvataggio qua. Tanto ho trovato una bomba, mi sembra un buon momento per salvare. Andiamo a vedere un attimo di qua se c'è qualcosa. No. Ok, via. Dai. Almeno poi non controllo più con gli altri. Allora, sì, devo posare queste due armi, assolutamente. E posiamo anche il bazooka. Poi posiamo la bomba e la piantina, tanto di là ne trovo. E mi prendo la pistola però adesso. Per il momento non mi porto le munizioni, tanto ne trovo altre. Perché nella prossima stanza ne troverò altre. Così almeno poi quelle che raccolgo non le devo unire alle altre. Queste due uniamole. Sì, le poso. A questo punto posso salvare. Bene, possiamo andarcene. Andiamo di qua che, come vi ho detto, qua ci sono altre munizioni per la pistola da raccogliere. E guardo. Ok, controlliamo di qua. Qui in fondo ce ne dovrebbero essere delle altre. Ah, c'era solo uno zombie. Meglio. Basta. Va bene, per ora bastano, al massimo poi nel prossimo baule ne raccolgo delle altre. Tanto adesso userò più che altro la balestra. Vado un attimo a raccogliere però le erbe verdi. Preferisco non lasciarle qua. Facciamo così.
Ok, possiamo andare. Saliamo pure di sopra, che adesso qui c'è un'altra stanza dove ci potrebbe essere una bomba speciale. Lo vado a controllare subito. Ah, mi va. Fa sempre ridere vederlo qua, questo. E poi si gira e ci guarda. Una. Forse ce n'è un'altra? Sì. No, no, fai fretta, Ada. Questa non ci aspetta. Bene. E anche questa è fatta. Adesso vado a controllare se c'è appunto la bomba. Qui non c'è niente. Ogni tanto preferisco controllare, maledetta. Perché magari a volte ci potrebbe essere un oggetto. Sì, c'è la bomba, perfetto. E questa era la seconda. Adesso magari vi faccio vedere la mappa. Bene, sto trovando una dietro l'altra con Ada. Ok, così qua non ci devo più tornare. Questi zombie qua giocano a 1, 2, 3 stella. Ah, bene. Sono facilmente evitabili questi. E qua dentro invece ci saranno i cani, probabilmente. Sì. Qua in genere ce n'è uno che si blocca lì dietro. Che fa un po' il furbo. Meno uno. E l'altro appunto si è bloccato dietro qua a una scrivania. Dov'è? Eccolo. Ho visto l'ultimo. Si poteva fare anche così. Questa è una piccola chicca di questo gioco. Bene, altre munizioni. Qua preferisco controllare un attimo. Anche qua, niente. Allora raccolgo un po' di munizioni sparse in questa stanza. Eccole qua. Eh sì, ho fatto bene a non prendermi le altre munizioni della pistola, tanto comunque ne ho trovate qui. Ah, buono. Perché se no ne avrebbe create delle altre e non avrei avuto lo spazio. Allora direi che possiamo andare di qua. Qui forse ci sono i leccatori. Sì. Questo gli devo sparare da vicino, cacchio. Sì, non è l'arma ideale contro questi. No! Meno male che comunque ho qualche piantina da parte. Che da lontano li prendete, però ecco, appena arrivano a un certo punto non li prende più. E devo abbassare la mira. E in quel momento poi ti feriscono. Andiamo di qua, che vado a controllare subito se c'è la bomba. Qua ci sono un po' di zombie. Ok,
liberiamo un po' la zona. Questo ci è andato vicino. Ok. Allora, sì. Vado però di qua, perché qui ci sono delle munizioni da raccogliere. Adesso mi servono. Perché comunque mi dovrebbero bastare, però è meglio raccoglierle. Anche perché, se non mi sbaglio, con Leon e Claire non siamo entrati in queste due stanze. Allora manca quest'altra stanza. Qua ce ne sono due. Buono. Ma così vado più tranquillo a controllare se c'è la bomba. Che lì ci sono in genere o una o due piante. Bene. Allora, di qua abbiamo finito. Andiamo a controllare se c'è la bomba. Ma qui c'è una pianta. E basta. Buono. Ma di là tanto non c'è niente. Sì, no, controllo giusto un attimo, ma non ci dovrebbe essere niente. Non me li fa neanche accendere. Vediamo se c'è. No, non c'è. E allora devo controllare la prossima stanza. No, così di qua abbiamo già controllato. Però preferisco passare di sopra. Mi piace di più questo giro. Altrimenti di là magari devo farmi tutta la stazione di polizia e poi potrei non trovarle subito le bombe. Invece di qua ci sono più stanze una dietro l'altra. Questa la evito, poi magari ritorno con una sorpresina giusto per lei dopo. Qua ci sono gli zombie. E magari li faccio fuori adesso. Così mi tolgo il pensiero. E guarda. Vediamo se ce ne sono qua dietro. No, però io ne sento... Ah, ecco, si era imboscato qui, eh. È finito di fare il furbo. Sì. Ma stavo pensando... Se andare già a controllare adesso la stanza. Però preferisco prima... posare qualche oggetto. Buono, ci sono tre piantine... Sì, posiamo. Queste piantine qua. Poi la bomba. E mi devo prendere però il bazooka. Così faccio fuori. Ma prima prendo le piantine, poi lo prendo dopo. Perché così faccio fuori due tirant qui fuori. E anche le due piante nella stanza nel corridoio dove siamo passati prima. Thank you.
Magari mi porto queste frecce qua. Stavo pensando se scambiare le frecce. Però è meglio di no per adesso. E farei anche un salvataggio tra poco. Prima mi sbarazzo di questi due però. Quando dopo verrò a controllare la biblioteca, almeno qua il passaggio sarà già libero. Ho beccato il vuoto. Bene, e anche questa è fatta. Azioniamo la scala. Sì, allora direi che vado a salvare. Bene, allora possiamo andare avanti. Sì, no, stavo pensando una cosa, però no, andiamo avanti così. Vado di qua. Così vado a controllare nella zona esterna. Meno una. Adesso c'è anche la sua amica qui dietro. Tutto fregata. E qua sarà pieno zeppo di zombie. Sì. Faccio fuori qualcuno. Così almeno dopo passo più tranquillo. E adesso mi servirà la pistola perché dove c'è la bomba ci sono praticamente sempre i cani, quindi vado già preparato. Queste due... magari questa la raccolgo. E la unisco. E l'altra però... la prendo solo se non trovo la bomba. C'era andato vicino questo. Anche se in realtà comunque da lontano va bene anche la balestra contro i cani. Però preferisco andare sul sicuro qua. Andiamo... ah, non c'è. Allora controlliamo la prossima stanza. Devo tornare indietro. E a questo punto posso raccogliere la piantina rossa. Tanto lo spazio ce l'ho. Va bene, allora torniamo indietro.
Andiamo prima a posare il bazooka e poi vado a controllare l'altra stanza. Posiamo però queste piantine qua. No, per adesso non so se andare prima in biblioteca. No, 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 ci vado dopo. Prima posiamo il bazooka. Preferisco andare prima nella stanza dell'ufficio del capo Irons. Mi porto giusto una piantina. E adesso qua ci saranno altri cani. Qua è pieno zeppo di cani. No, questa volta non ci sono. Buono, me li sono risparmiati. Meglio, meglio. Vediamo se c'è qualche munizione qua dietro. No. E qui invece... No, non c'è niente. Visto che è l'occasione giusta per controllare. Devo usare la balestra qui. Buonasera. Bene. Non mi ha fregato questa volta. L'altro sarà un po' più difficile. Io vado sempre piano così non mi sento. Buono. L'ho finito prima che mi raggiungesse. Sparo alla cieca, non si sa mai. Sì, c'è la bomba. Perfetto. Allora ce ne manca solo una. Vi faccio vedere la mappa. Va bene, allora possiamo andarcene. Siamo agli sgoccioli. Direi che vado a controllare subito la stanza al terzo piano. Perché se non è lì, devo scendere e controllare il pianterreno. Che potrebbe poi trovarsi o nella stanza delle riunioni, la stanza del camino, oppure nell'ufficio della Stars, nella stanza della Stars. Magari faccio l'ultimo salvataggio. Usiamo la bomba. Mi porto anche il bazooka. Tanto sopra incontro delle piante. Non so se cambiare le munizioni, ma no. Sì, allora il bazooka ce l'ho. E mi prendo il nastro però. Tanto poi non devo neanche posarlo. Tanto è l'ultimo.
Perfetto. Allora possiamo salire di sopra. In genere ne trovo sempre una qui. Potrei trovarla adesso. Vado a vedere un attimo qua se c'è qualche cosa da raccogliere. No, non c'è niente. Controlliamo qua. Che magari questi punti che sembrano nascosti poi potrebbero celare un segreto. Andiamo pure qua sopra. È una. E facciamo fuori anche l'altra, visto che ci siamo. Vediamo se c'è. Sì, c'è. Ottimo. Allora abbiamo finito. Questa era l'ultima. Le abbiamo tutte, adesso ce ne possiamo andare. Vi faccio solo vedere la mappa. Perfetto. Missione completata. Grazie ai tuoi sforzi, il virus letale è stato eliminato dal nostro mondo. Tutta l'umanità è stata salvata dal terrore di questo pericolo biologico. Le storie saranno raccontate per le generazioni a venire. Per il fatto che un solo individuo sia stato in grado di superare tutte le avversità. Congratulazioni, eroe. Buono, l'ho finito in 1 ora e 51 secondi. Sono stato leggermente più veloce rispetto alla partita precedente.
Bene, allora, con questo abbiamo finito l'Extreme Battle a livello 1 con Ada. Adesso vi faccio vedere un attimo i risultati. Eccolo qua. Qui c'è il miglior punteggio ottenuto tra tutte le partite. Adesso qui il miglior punteggio l'ha ottenuto Ada. Bene, allora, io vi ringrazio a tutti per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo. Alla prossima, ciao a tutti!